Bacini vuoti in tutta la Sardegna, con la prospettiva alle porte dell'estate di disagi estremi al mondo agropastorale, alla popolazione, al turismo. Nel Nuorese l'emergenza idrica viene portata in superficie dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi su impulso di Coldiretti Nuorogliastra, con un tavolo tenutosi questa mattina presso l'aula didattica della Questura. Oltre metà dei 43 sindaci invitati ha risposto all'appello, insieme ai rappresentanti di Coldiretti Nuorogliastra e ai presidenti dei consorzi di bonifica Sardegna Centrale e d'Ogliastra. Ascoltare le esigenze del territorio in videoconferenza l'assessore regionale all'agricoltura Gianfranco Satta e l'assessore alla difesa dell'ambiente Rosanna Laconi. Noi chiediamo un intervento soprattutto della Giunta regionale, degli assessori di competenza perché possono attivarsi per costruire percorsi atti a risolvere questo problema della siccità, ma soprattutto dei palliativi o degli interventi immediati per una stagione estiva che sta approssimandosi e che mette veramente, ci dà tanta preoccupazione per quanto riguarda tutto il settore rurale, il mondo agricolo e zootecnico. A preoccupare soprattutto la diga di Maccheronis. Un anno fa la sua portata era salita a 23 milioni di metri cubi d'acqua. Oggi i metri cubi sono 8 milioni e 300 mila. Bisogna mettere in moto subito innanzitutto il ripristino economico per quanto riguarda l'agricoltura tramite gli assessorati. Poi per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, tutto è possibile, giustamente con costi elevati, sia col trasporto di autobotti dalle montagne dove l'acqua è pura e pulita, oppure programmando dei dissalatori a comparto. E i comuni del territorio iniziano ad attivarsi autonomamente, come San Teodoro. La sindaca Rita Deretta ha attivato oggi il COC e sta predisponendo un programma di interventi, tra cui l'utilizzo di un impianto di gestione delle acque reflue provenienti da un depuratore per gli usi non civili o agricoli. Ho chiesto agli uffici di attivare un numero dedicato e quindi di essere una persona, uno staff che risponde ai cittadini e possa accogliere le varie esigenze. Stiamo attivando gli autobotti, stiamo riattivando dei pozzi che erano stati ovviamente dismessi. E dopodiché io credo che sia venuta l'ora, ovviamente soprattutto per il nostro territorio, che ha delle perdite importantissime dalla rete idrica che è ormai vecchia e fallace in diversi punti, che vanno a parte con il progetto del PNRR che tanto noi abbiamo voluto.